Ciao a tutti amici, bentornati. Questi giorni ho fatto parecchi video sulla AMG ZS, il nuovo crossover della AMG. Oggi invece ho qua dietro una Ford EcoSport, anche questa 1.000 tre cilindri, solo che questa qua ha 125 cavalli ed è manuale, invece l'AMG ZS di cui ho fatto i video ha 111 cavalli ed è automatica. Per noi sono due segmenti uguali, ossia come auto da noleggio è lo stesso gruppo. Hanno sostanzialmente tante differenze. La prima è il prezzo, che la Ford EcoSport costa molto di più dell'AMG, quindi il rapporto qualità-prezzo alla fine io, cioè, va a vantaggio dell'AMG perché questa costa molto di più e ha meno accessori. L'AMG costa molto meno e ha molti più accessori di questa. Ma andiamo subito a vederla. A livello di dimensioni, alla fine sono simili. La EcoSport è solo un po' più alta e ha meno bagagliaio. Le linee della Ford sono sempre molto curate. Per me è una macchina che ha un'ottima qualità costruttiva. La cosa che mi piace è che non hai fari totalmente a LED, ha solo questo baffo a LED. Le altre sono lampadine che ancora si possono cambiare, anche perché oggigiorno quando ti si rovina un LED devi cambiare tutto il faro e il faro, cioè, costa un botto di soldi. I cerchi in lega di queste sono da 17. È una macchina nuovissima, del 2021 a 5.000 km. Ha una chiave normalissima a lama, non ha una chiave comfort, quindi non ha neanche il sensore di apertura e non ha nemmeno il sensore di angolo cieco che ha l'AMG. Però sostanzialmente è un'ottima macchina perché anche le Ford curano molto le cromature. Questa in più ha i vetri scuri. Il baffo del serbatoio non ce l'ha, ha la valvola d'emergenza e l'easy fuel. Sensori di parcheggio posteriori. Bagagliaio non ha la retrocamera, però è molto carina questa cromatura. L'unica cosa che non mi piace di questo bagagliaio è che quando si apre, se hai una macchina dietro, cioè ti devi spostare perché occupa veramente tanto spazio e il vano è veramente molto molto piccolo. Non so se questa ha la ruota di scorta. Questi sono i dadi antifurto delle ruote. Ha un doppio fondo che sicuramente... Ah sì, questo è il crick sicuramente per smontare la ruota e quello è il kit d'emergenza. Questo si può mettere anche più su, sicuramente sì. Però questa macchina esce col kit di riparazione. Non ha la ruota di scorta, che è una cosa che serve veramente tanto, tanto, tanto. Per richiudere il cofano, il portellone, si fa un po' di fatica perché ha un pistone idraulico, quindi è un po' duro. L'interno, come tutte le Ford, è curato. Anche la cromatura delle maniglie è veramente fatta bene. Questa ha quattro vetri elettrici. Questo è il blocco dei finestrini posteriori, i comandi dei retrovisori. Il sedile sono sedili in misto pelle. Non so se questa è pelle vera, sinceramente non ne ho idea. I comandi dei sedili sono manuali, non sono elettrici. Questo veramente permette di spostare la seduta e questo abbassa e solleva il sedile, regolabile in altezza. La regolazione del volante è qua. Qua invece abbiamo tutti i comandi delle luci. Qua c'è l'ingresso della chiavetta OBD. Entriamo dentro e vediamo un po'. Come vi ho già detto, cioè la Ford cura molto sia gli interni che gli esterni. Infatti, il volante è un bel volante in pelle multifunzione. Qua abbiamo tutti i comandi per il telefono e l'autoradio. Invece, qua abbiamo il cruise control e questi sono lo stessi comandi per il menu. Adesso andiamo ad accendere la chiave. Come vi ho detto, è una chiave normalissima a lama. Sul mio canale trovate anche dei video. Lo vedete che qua l'auto ha 5.000 km. Il display è bello e si legge molto molto bene. Qua abbiamo tutte le funzioni audio della radio, del telefono. Qua ci sono tutte le app dove vedete connetti il dispositivo. Questa dovrebbe avere anche il Bluetooth, l'Android Auto, Wi-Fi. Qua si possono comandare le luci, l'orologio, le app cellulare, tutti i comandi dell'audio. Comunque ce n'è tanto, bisogna mettersi a studiare naturalmente. Qua c'è il volume dell'autoradio e anche l'accensione e lo spegnimento, e qua c'è la regolazione della tonalità. Qua invece abbiamo tutti i comandi, adesso accendo l'aria, tutti i comandi dell'aria condizionata, che è una figata perché quando io aumento l'aria si accendono questi LED, quindi posso vedere la potenza dell'aria. Qua invece regolo la temperatura, che poi vado a vederla qua sul display dell'infotainment. Start e stop disattivabile da qua, vedete, lo trovo anche qua sul display. Due porte USB e qua invece è una presa 12 volt, serve per caricare il cellulare. Il cambio è a 6 marce, come vi ho detto, è manuale. Il vano portaoggetti è un po' piccoletto, anzi è molto molto piccolo.
ha una piccola luce e questo è sicuramente per mettere la carpeta dei documenti. Su questo lato abbiamo l'alzavetri e basta, non abbiamo nient'altro. La leva di sedili la troviamo sempre qua sotto. Il tunnel centrale, abbiamo due portabicchieri, questa è una sorta di portamonete, però vedete le cromature come sono curati gli interni, anche questa plastica nera è di buona qualità, queste plastiche durano nel tempo e non scricchiolano. Il bracciolo invece scorre, dovrebbe anche aprirsi, ecco sì, c'è una leva che permette di aprirlo ed è molto molto profondo, c'è molta roba dentro. Qua invece cosa abbiamo? Abbiamo un bel portaocchiali e i comandi delle luci, questa è l'icona dell'airbag passeggero. Se guardate i miei video vi faccio vedere come attivare e disattivare l'airbag passeggero. Una cosa che mi piace molto è lo specchietto, però non c'è la luce. Strano che in quest'auto non abbiano messo la luce, la maniglia per il passeggero e i posti posteriori. Adesso andiamo dietro, vediamo come si fa. Sedile tutto tirato indietro e lo spazio per le gambe è veramente poco. Il livello di abitabilità posteriore in confronto alla MG ZS e alla T-Roc, dove ho fatto già una comparazione, questo è il più piccolo di tutti, anche perché lo spazio per le gambe è un po' sacrificato. Io non sono alto, sono basso, però per chi è alto va a soffrirne un po'. Però la seduta è abbastanza comoda, gli poggi a testa bisogna sollevarli per forza di cose, perché altrimenti sono veramente molto scomodi se li lasciate così, perché vi viene un dolore alla cervicale. Adesso ragazzi vado a provare l'auto, vi dirò le sensazioni che ho in guida. Io guido veramente tante auto tutti i giorni, non ho visto altre recensioni di questa macchina perché alla fine mi farei influenzare da quello che dicono gli altri. Vi ricordo sempre che questa è una macchina 1000 benzina e i consumi dichiarati dalla casa per 100 km sul misto sono all'incirca di 6,2 litri per 100 km. Ma adesso andiamo a guidarla e vi dico com'è. Regolato il sedile, ci mettiamo la cintura. Dovrò guidare con l'aria condizionata accesa perché anche oggi ci sono 32 gradi e sono quasi le 18:30 di pomeriggio. La sterzata è buona, l'auto è tutta sterzata e riesco a farla girare su se stessa. Questo è uno spiazio di una strada privata, riesce a girare veramente tutta senza problemi e lo sterzo torna subito in posizione. È manuale, ma il motore EcoBoost spinge veramente e mette molto bene, è anche molto reattivo. Il punto forte di questa macchina è la frenata, perché come tocco il freno la macchina si frena veramente in pochissimo spazio. Sto riprendendo dalla seconda. Cioè il motore, effettivamente il motore EcoBoost della Ford è un motore brillante. Attualmente i consumi che mi segnala la macchina sono 7,6 litri per 100 km. La macchina mi indica anche quando scalare marcia, ossia mi dice metti la quarta, metti la quinta, mi indica una freccia per alla fine ottimizzare i consumi. Non so se molta gente alla fine lo controlla quello. Io adesso metto in sesta e la macchina mi dice che consuma molto di meno, sto dicendo che consuma alla fine 6 litri per 100 km. I sedili, vi dirò, non sono comodissimi come quelli della MG ZS e come quelli della T-Roc, però in guida la macchina ha un rollio veramente poco marcato e anche se l'agito tiene bene la strada, è veramente dritta, sembra un binario. Il volante è molto preciso e riprende bene anche ai bassi giri. Ripeto, la frenata è veramente eccezionale. Guardate che questa macchina ha 5100 km, quindi è già rodata. Si è assestato tutto, cioè il motore adesso gira in modo ottimale. Le pastiglie dei freni si sono assestate, la sua meccanica si è assestata. Il comfort di guida e l'insonorizzazione sono ottimi, che la Ford cura molto l'insonorizzazione degli interni. Solo una cosa ho notato, che il vano motore, il motore è leggermente, ma leggermente un po' rumoroso di quello dell'MG.
l'MG è un po' più silenzioso. Ma adesso andiamo in fermo, così facciamo l'ultimo test. Per me in guidabilità è veramente buona, perché ho anche l'aria condizionata accesa, quindi ruba un po' di cavalli. Cambio manuale funziona perfettamente, ha degli innesti rapidi. Senza problemi. Si riesce a guidare veramente bene. Provo la retromarcia che ha la siringa nel cambio. Adesso si è attivato lo start and stop. Come vedete, questa macchina non ha la retrocamera di parcheggio come ormai quasi tutte le macchine. Infatti mi meraviglio questa macchina del 2021 non abbia la retrocamera di parcheggio, però c'è il park pilot, vi compare sul display, vedete l'ingombro dell'auto quando si mette la retromarcia, i sensori di parcheggio poi suonano. Ma adesso ci fermiamo, andiamo a vedere sotto il vano motore cosa c'è, poi le conclusioni. L'apertura del vano motore si trova qua sotto, c'è una piccola leva che va tirata. Ed ecco il piccolo motore 1000 tre cilindri, vedete. Una cosa che non mi piace è che non c'è il coprimotore, in quest'auto non c'è, quindi si vedono tutti i cablaggi, si vede tutta vista, però c'è abbastanza spazio per lavorarci. Questo va bene per i meccanici, perché quando porti la macchina al meccanico fa sempre scuse e dice no, non c'è spazio, c'è un casino. Invece, vedete, c'è abbastanza spazio per infilarci i mani e lavorarci senza buttare giù il motore. La qualità costruttiva è molto buona, i ganci sono tutti buoni, sono abbastanza robusti. Qua c'è la batteria e le plastiche sono assemblate bene, non fanno scricchiolie e non si muovono. E la mascherina è agganciata con delle viti e non con delle spillette in plastica. E abbiamo qua il pannello fonoassorbente, cosa che in alcune Opel non ho trovato ultimamente. Quindi ragazzi, in conclusione, sceglierei di comprare un MG ZS o una Ford EcoSport, sceglierei l'MG ZS, perché livello qualità-prezzo per me vince anche questa macchina. Ripeto, 20.000 euro l'MG ZS, se non l'avete visto andate a vedervi il video, ne ho fatto più di uno. Questa macchina, questa EcoSport, allestita come adesso, che è una Titanium, e gli mancano una marea di optional che alla fine oggi servono, perché il sensore di angolo cieco sullo specchietto è una cosa che serve tantissimo. La retrocamera di parcheggio, chi è che ormai non ne può fare a meno? Cioè, se la compri la macchina nuova, deve avere almeno gli optional essenziali. Ormai ce li hanno tutte le macchine, non puoi più fare macchine dove devi pagarla a parte. O a meno che, se è giustificata, dal costo molto molto basso. Ma questa macchina allestita così costa più di 25.000 euro messa su strada, con le spese di messa in strada. MG ZS ne costa 20.000, super accessoriata. Se andiamo a mettere tutti gli accessori che ha l'MG, questa macchina alla fine ti costa 30.000 euro, secondo me, ma se non arrivi a 30 costerà 29.000 euro. Quindi per me non regge il paragone. Bisognerà vedere nel tempo, come mi hanno detto molti utenti, se l'MG ZS è una macchina valida o meno. Ma come ho già detto in vari altri video, MG ZS, questa macchina è garantita, la Ford EcoSport è garantita 2 anni, l'MG ZS è garantita 7 anni, 150.000 km. Quindi anche in caso di guasto o malfunzionamento ho sempre una garanzia più lunga di un'altra macchina, che non è da poco ragazzi, perché oggigiorno quando ti si guasta una macchina, o macchine come queste, come le MG che sono zeppe di elettronica, i costi salgono e ci vogliono anche persone che le sappiano riparare. Quindi io preferisco tra MG ZS e Ford EcoSport, anche la più accessoriata di Ford EcoSport, scegliere l'MG ZS. Ragazzi, se avete qualcosa da chiedermi, ho queste macchine ancora in parco, questi giorni usciranno in giro sicuramente, però troverò il momento in cui si fermeranno. Fatemi sapere se volete qualche video in particolare, se volete sapere qualcosa in particolare. Niente, iscrivetevi al canale se volete, mettete un mi piace, più che altro commentate, sbizzarritevi, fatemi sapere. Per oggi è tutto, ciao e alla prossima.